Regione Roma, questa sera incontra Sabrina Alfonsi, presidente del primo municipio, che saluto e ringrazio di aver accolto il nostro invito. Insieme a me, come al solito, in questi incontri c'è Gabriele Candelli, il presidente della nostra associazione, e possiamo cominciare subito. Sabrina, ti faremo una serie di domande, ma poi ti pregherei comunque, quando inizi a parlare, di fare tu un po' una tua presentazione della tua lunga, direi, attività di presidente del municipio, e quindi di presentarti un po' rispetto alle iniziative che hai fatto in questi anni, quelle a cui tieni, eccetera. Ti metto subito, poi ti pongo subito alcune domande e così metti insieme le tue risposte. La prima è, ma su queste primarie del Partito Democratico per questo benedetto candidato sindaco nella nostra città, non hai intenzione di presentarti o hai intenzione di presentarti, perché abbiamo visto se si faranno, ma ormai è certo che si faranno queste primarie, quindi magari ci dai un po' un'informazione, ci levi questa curiosità. E invece ti faremo molte domande. Ecco, una te ne vorrei fare un po' particolare ed è questa. Me l'ha fatta venire in mente l'incontro soprattutto con Tocci, perché Walter Tocci faceva un discorso di questo tipo, parlando di Roma. Roma c'ha bisogno di un assetto istituzionale diverso, c'ha bisogno di un diverso rapporto tra municipio, area metropolitana, regione, Stato, ha bisogno di tante, forse, un riassetto istituzionale, bellissimo, fondamentale, prioritario. Però, e questo mi ha fatto pensare, però forse intanto si potrebbe fare comunque tante cose, anche con l'attuale assetto istituzionale, se innanzitutto ci fossero delle amministrazioni a tutti i livelli che sanno amministrare. Ovviamente lui faceva riferimento soprattutto alla nostra forte critica che facciamo su come è amministrata la città, come è amministrata Roma. E quindi diceva, siamo sempre, mancano risorse, manco qui, ma se ci fosse una buona amministrazione forse tante cose si potrebbero fare. E la stessa domanda la faccio anche a te, ma non credi che se ci fosse un buon rapporto tra i municipi, poi tu sei in un municipio così importante come il primo municipio, il comune, la regione, forse lo sta, se ci fosse una forte sintonia, o una sintonia, non voglio dire una forte sintonia, forse a prescindere dalle questioni istituzionali non si potrebbe fare tante più cose. Non deriva forse molto anche da queste conflittualità, che in parte sono naturali, perché magari c'è una differenza proprio di impostazione politica, ma forse alla radice di molti dei problemi che ha questo paese, anche la nostra città, la nostra capitale, non c'è proprio una responsabilità, direi, delle forze politiche, della mancanza di una ricerca di aiuto reciproco, di rispetto delle istituzioni? La domanda delle domande. Intanto grazie per questo invito, un saluto a tutti e a tutte le persone che ci stanno seguendo o che vedranno comunque questa intervista. Penso che in questo momento Roma ha bisogno di questo, cioè ha bisogno, anche per partire con una campagna elettorale che non sia soltanto così di slogan, c'è bisogno di ragionamenti e riflessioni. Quindi Visione Roma, secondo me, insieme ad altri, sta facendo un buon lavoro. Non lo dico perché sono qui, ma perché penso che c'è veramente bisogno di questo, di ragionamenti ad alta voce, di confrontarci. Presidente del municipio da 8 anni. E questa è una prima cosa che voglio dire: 2 mandati servono tutti se uno vuole veramente portare a casa dei risultati, perché nel primo anno, a parte il fatto che io sconsiglio a chiunque di candidarsi per poi dire non sapete quello che ho trovato, quando uno si candida deve sapere quello che ha trovato, che troverà, però il primo anno sicuramente serve per cominciare a sistemare delle cose. E il secondo, il terzo, per seminare su quello che si vuole fare, e poi piano piano si comincia a raccogliere. Quindi il legislatore, pensando ai 2 anni, ha pensato secondo me al tempo giusto, perché poi dopo i 10 credo che uno comincia ad avere anche una difficoltà, perché sono postazioni dove si sta in trincea 24 ore su 24 e quindi bisogna anche, secondo me, staccare a un certo punto, e questo ci ha permesso sicuramente di portare a casa dei risultati. 2 parole su chi sono, per chi non mi conosce: io sono sicuramente una democratica, diciamo, perché poi
pur venendo, diciamo, da AIDS, ma ci arrivo molto da adulta, diciamo. Ho 55 anni, sono una donna e lo dico, sono una donna femminista, perché il mio modo di governare comunque è stato influenzato sicuramente da una forte visione di genere. E io penso per di più che in questo momento c'è bisogno di donne anche per superare la pandemia, quindi questo sarà comunque una delle caratteristiche che voglio raccontare. Sono una mamma, oramai una mamma di un ragazzo quasi uomo, grande, sta a Milano, fa l'università, eccetera, però è chiaro che c'è una visione anche del mondo se uno ha dei figli e se ha impostato anche la vita su questo. Sono un'antropologa e anche questo ha influenzato il mio approccio sul territorio e sul tipo di governo. Nasco in una maniera un po' anomala, intanto come scout. E penso che il massimo del servizio che può fare uno scout è proprio quello di servire il proprio paese, quindi amministrare, fare l'amministratore. E quindi quello un po' sicuramente mi ha targato come politica. E poi sì, io ho fatto politica a scuola, ma potevo far parte della Pantera perché quelli erano gli anni, ma in realtà per una questione anche molto familiare. Io ho perso mia mamma molto presto in ospedali che erano abbastanza devastanti all'epoca, e quindi io ho iniziato a 16 anni con il Tribunale per i diritti del malato. E quindi in realtà inizio proprio sul tema dei diritti, una città e anche gli ospedali che non lasciano indietro nessuno, includenti. Questo mi segnerà un po' poi il percorso. E poi una grande scuola, perché pur essendo una giovane di Prati, decisi di fare politica in periferia e andai sulla Tiburtina, dove c'era allora presidente della circoscrizione, perché ora era il municipio, Walter Tocci. Quindi non devo dire niente, diciamo, sul padre politico che ho avuto, perché veramente lì lui ha dato un imprinting di come si governano pezzi di territori. Poi era il momento, non so, della chiusura della fabbrica della Vauxhall, dove giovani operaie, donne rimanevano senza lavoro in questa città che stava crescendo. Era il periodo, Claudio te lo ricordi bene, era il periodo della metropolitana e quindi dell'attenzione. Lì io feci delle grandi battaglie sul fatto che questa metropolitana un po' cancellava quei territori, no? E quindi bisognava sicuramente dare risposte, perché la metropolitana andava fatta, ma andava fatta anche senza cancellare una storia e comunque tenendo conto di come era fatta la città che oggi ci ritroviamo, questa città che si è andata espandendo, lasciando dei grandi vuoti e quindi con una bassa densità, e questo vuol dire dare molte più servizi, non avere una possibilità di concentrare anche appunto i servizi o delle risposte. E questa sono un po' io, cioè quella che arriva a fare il presidente di municipio. E come prima diceva Gabriele, chiacchierando, ho lavorato molto più che fare politica, nel senso che io arrivo alla politica a tempo pieno facendo, diciamo, il presidente di municipio, perché prima invece ho avuto dei miei lavori, e anche lì lavori anche che mi hanno formato. Ho lavorato anche come antropologa nelle prime progettazioni europee, e lì mi sono formata anche molto sulla parte della costruzione delle imprese al femminile, dell'ingresso nel mondo del lavoro delle donne giovani o delle donne che erano uscite dal mondo del lavoro e come rientrare. Quindi il tema delle donne ritorna, ma ritorna in realtà come politica, come formazione, come lavoro, ma un po' ho scelto sempre invece di confrontarmi nei luoghi misti. Sono stata poco nei collettivi, diciamo, di donne, anche all'interno del partito. Ho sempre invece preferito sporcarmi le mani e provare, no, confrontandomi alla pari, che insomma non lo è ancora oggi, figurati prima, però appunto nei luoghi dove c'erano uomini e donne. E quindi vengo alla tua prima domanda, perché se io ho fatto il presidente del primo municipio di Roma,
donna del territorio del primo, non scelta dal sindaco, come era avvenuto assolutamente sempre prima di me, è solo grazie alle primarie. Nessuno mai mi avrebbe fatto ricoprire 8 anni fa questo incarico. E quindi io penso che le primarie, se fatte nella giusta maniera, con il giusto tempo, eccetera, guardano al territorio e guardano a delle leadership che nel territorio ci sono. E in qualche maniera, se le donne hanno il coraggio anche di candidarsi, anche se non hanno il partito dalla loro, io su 10 allora circoli del PD del territorio, ex primo, ex 17, perché io sono la prima presidente con l'unificazione, in realtà solo due mi davano una mano. E gli altri 8 no, avevano altri candidati, tutti uomini, evidentemente. Eppure ho stravinto le primarie con un risultato assolutamente omogeneo su tutto il territorio. Era sicuramente dei circoli, ma era il risultato spontaneo delle persone che avevano visto il mio impegno, di chi mi conosceva, di chi pensava che potessi rappresentare bene questo territorio perché. Ci sono nata, ci sono vissuta, ci ho fatto politica, ci ho lavorato, no, sono sempre stata comunque un punto di riferimento. Quindi io penso che le primarie, soprattutto in questo periodo così difficile, potrebbero essere intanto un'anticipazione della campagna elettorale, sarebbero senz'altro un riconoscimento di una leadership che esiste. E non calata dall'alto. Guardate che quando si parla di primarie nei municipi sembra una cosa minore, no? Facciamo le primarie del sindaco, sì, vabbè, poi quelle dei municipi. È come se si decidesse a Trieste, per quanto riguarda il primo municipio, a Bologna, per quanto riguarda altri, di farle o non farle. I municipi oramai sono delle medie città italiane e fanno la differenza anche sul voto. I candidati fanno la differenza anche sul voto. Non è vero, non ci sono, sicuramente ci sono dei municipi che guardano al centro-sinistra, dei municipi che però abbiamo visto nel tempo che anche questo non era esattamente così e la leadership che esiste nei territori fa sicuramente la differenza. E quindi secondo me è bene le primarie, è bene che ci siano candidature spontanee. Non solo pilotate, che sicuramente portano un valore aggiunto. Mi candido io alle primarie? Io sono una donna responsabile, una donna che fa parte di un partito, sebbene ogni tanto ci domandiamo il perché, anche quando gli elettori dicono: ah no, io voto te, ma non il Partito Democratico, e tu gli spieghi perché invece con me devono votare il Partito Democratico, che è l'unico partito che veramente esiste nella parte di centrosinistra, è il partito senza il quale, lo abbiamo visto, chiunque è uscito dal Partito Democratico, sia verso sinistra sia verso il centro, in realtà non ha sfondato. È un partito un po' che esiste nel DNA, noi abbiamo questa responsabilità, è il partito di governo. E forse questo qualche volta ci ha penalizzato perché a livello nazionale, quando abbiamo vinto, quando abbiamo perso, quando abbiamo pareggiato, ci è sempre stato chiesto di governare. E questo ce lo portiamo appresso. È molto più facile fare l'opposizione. Governare vuol dire responsabilità, vuol dire, guardate in questo periodo, il periodo più difficile, che dopo veramente la Seconda Guerra Mondiale stiamo passando, noi ci mettiamo sempre la faccia. Ecco, io penso che. Noi dobbiamo recuperare un gap del Partito Democratico di Roma nel costruire la prossima candidatura. E quindi io penso che se c'è un ragionamento su una candidatura, meglio se donna, ma bene anche se uomo, se risponde ai requisiti giusti, io sono pronta a sostenere, a fare squadra. Roma ha bisogno di 100 persone che fanno squadra, non ha bisogno di protagonismi. Se serve io ci sono, se pensiamo che sia un ragionamento utile ci sono, se no posso serenamente, perché appunto comunque lavoro su una democrazia paritaria,
fare la seconda, penso che io possa fare la differenza all'interno di una squadra, perché questi 8 anni sono stati 8 anni impegnativi, ma che hanno portato dei risultati. Si può governare Roma, Claudio? Qui è la seconda tua domanda. Non è vero che Roma non si può governare. Roma bisogna conoscerla, amarla e avere voglia di farla sviluppare. L'assetto istituzionale che abbiamo adesso non funziona più. Io addirittura comincio a dire che non bisogna più parlare di decentramento, perché il decentramento era quando c'erano dei poteri sul Campidoglio, quindi sul comune, da decentrare verso i municipi. Noi oggi dobbiamo pensare a una struttura dove i municipi diventino assolutamente comuni urbani, che insieme ai comuni extraurbani, che sono quelli dell'attuale provincia, formano la grande area metropolitana di Roma. Ma sparisce il Campidoglio? No, il sindaco di Roma rimane e è il sindaco dell'area metropolitana che deve essere eletto direttamente e che deve assolutamente lavorare su quella scala. Sulla scala, lo diciamo oramai, lo dico ancora, ma molti di chi ci ascolta già l'ha sentito dire: Roma ha il suo porto fuori comune, Roma ha il suo aeroporto fuori comune, Roma ha bisogno di un ciclo di rifiuti che non gli basta neanche la regione per completarlo, e quindi ci deve essere qualcuno che si occupa del ciclo dei rifiuti per intero, perché quello deve portare ricchezza all'area metropolitana e non problema e non spesa. E invece ci deve essere qualcun altro, il sindaco del centro della città, il sindaco di Torbella Monaca, il sindaco di Portuense, che si occupa del servizio, della pulizia e della spazzatura delle strade, che si occupa del ritiro dei rifiuti, che deve trovare tutti i sistemi migliori per quel tipo di urbanistica e quel tipo di area e quel tipo di condomini, per fare il servizio più efficiente possibile. Non si può sentire da un amministratore che noi andiamo appresso al cittadino che lascia il materasso fuori. Non si può sentire, perché non può essere il sindaco dell'area metropolitana di Roma che si occupa del singolo materasso, ma non si può sentire, perché finché io continuo a chiudere i luoghi dove si portano i rifiuti ingombranti, perché è stato chiuso negli ultimi 5 anni. Nel primo municipio non c'è più un luogo dove andare a conferire rifiuti ingombranti. Se tu non mi dai un servizio, non puoi pretendere che i cittadini ti rispondano in maniera adeguata. Da amministratore, assolutamente, il discorso di un'educazione civica, di insegnare a conferire giusto lo posso fare, ma non posso assolutamente condannare nessun cittadino se io prima, da amministratore, non ho dato il servizio che si merita. Certo, c'è una differenza se c'è un rispetto istituzionale, non una visione politica identica, perché assolutamente la democrazia, qui ha vinto l'Alfonsi con il Partito Democratico, con una larghissima coalizione di centrosinistra. Io ho tutti, vado da Azione, Italia Viva, fino alla sinistra, e è stata una maggioranza che ha sempre funzionato, non ho mai avuto un problema. In un'ottica dialettica, ovviamente, assolutamente e positivamente. Al Campidoglio hanno vinto i 5 Stelle, ma se la sindaca avesse avuto un rispetto istituzionale e quindi la consultazione dei presidenti di municipio, così come prevista dallo statuto, se la sindaca avesse capito che il territorio che io governo è un pezzo di territorio che governa anche lei, e che i risultati si portano a casa insieme, noi avremmo discusso di qualche visione politica diversa, di qualche cosa di populismo contro invece una mia,
attenzione al pragmatismo sulla risposta di alcune sulla risposta di problemi. Avremmo discusso se era giusto fare un'area pedonale tanto per andare appresso al consenso elettorale, o se invece, come stiamo lavorando noi, la costruzione di isole ambientali intere che comprendono l'intero rione e che poi tra loro hanno una comunicazione affinché ci sia assolutamente una pedonalità, un'attenzione alla sostenibilità, insieme però all'attenzione anche delle categorie più fragili che hanno la fortuna di vivere nel centro storico della città, ma che non può diventare sfortuna perché tu li allontani in quanto non c'è una risposta alla residenza. Non ci saremmo trovate invece come ci siamo trovate al fatto che io nel mio programma, poi magari ci ritorniamo se ci sono nelle domande, ma avevo detto che volevo curare tutte le ferite aperte di questo territorio. E una ferita era sicuramente il grande cantiere di Via Giulia, che a memoria di mio figlio, che a 21 anni non si ricordava mai il passaggio dal ponte e poi l'entrata su quella parte di territorio, perché era chiusa da anni con questo cantiere, con un contenzioso tra la ditta appaltatrice di un PUP e il comune, e nessuno se ne occupava, e noi avevamo detto che sbloccavamo quel lavoro, e l'abbiamo sbloccato. Io mi ricordo ancora Guido Improta, l'assessore di Marino, che quando ha visto che stavamo sbloccando la situazione mi ha detto: ma non ti si può dare una delega ai PUP? Dico: no, guarda, i presidenti di municipio non possono avere deleghe e quindi non lo voglio. Però per far capire che quella poi era un discorso di quella tela che uno tutti i giorni ci deve lavorare affinché. E abbiamo aperto il parcheggio di cui oggi tutti ci ringraziano, non abbiamo ancora aperto la parte pubblica, cioè che no, detto così da appunto una sindaca dei 5 Stelle che mai e poi mai privati, eccetera, in realtà la parte pubblica la sblocchiamo e lei si tiene per due anni, la delibera che obbligatoriamente doveva, noi abbiamo fatto tutto il processo partecipato, per di più ha partecipato come ultimo atto in questa città, perché poi è venuto a mancare Francesco Garofalo, che ha disegnato questo giardino barocco meraviglioso, è andato in conferenza di servizi, le grandi difficoltà, eccetera, tutto pronto, 2 anni di una delibera in giunta capitolina ferma, e che quindi non dava la possibilità di dare l'appalto ai lavori che adesso finalmente sono iniziati. Perché? Perché lei è entrata in campagna elettorale, qualcuno gli ha detto che quella roba usciva, che era ferma per lei, e quindi lei l'ha passata di corsa con la delibera, e poi ha avuto anche il coraggio di andare una settimana dopo di me, perché sennò sarebbe stato veramente indegno, ad inaugurare questo cantiere che sarebbe già finito. Cioè, noi avremmo avuto nell'ultimo anno la scuola Virgilio, per di più in pandemia, quindi con una necessità di spazi all'aperto enorme, con il suo spazio all'aperto e questo meraviglioso giardino barocco che restituiva alla città non solo il passaggio in quella parte, ma un giardino assolutamente congruo con quell'area del centro città, e in più anche recuperando la ferita, quella del fascismo, no? Che aveva buttato giù, e quindi la famosa quinta di Via Giulia. Guardate, lo dico con passione, perché veramente qui esce i 6 anni che tutti i giorni uno fa quel lavoro. Io ho da quasi 3 anni, se venite a trovarmi a Petroselli, entri e nell'atrio ho voluto mettere il grande plastico del giardino di Via Giulia, proprio a testimonianza che tutti i giorni, no, per non dimenticare che noi ci stiamo occupando di questo e che è fermo in Campidoglio. Quindi sicuramente Roma, questo è un esempio, te ne posso fare altri, dico solo il titolo, Campotestaccio,
Campotestaccio, altra cosa che noi avremmo chiuso e che quest'anno in primavera avremmo inaugurato il campo e adesso è di nuovo nel marasma, dopo che noi avevamo fatto sempre il lavoro preliminare, cioè quel campo era ritornato nella disponibilità del comune, che sembrava impossibile quando 8 anni fa io ho preso il municipio. Ecco, allora sì, Roma si può amministrare. Sicuramente non bene senza un assetto che è quello che vi ho descritto, sicuramente meglio di come è stato amministrato con le due condizioni, amministratori capaci e un leale assetto istituzionale. E quindi dove il bene ultimo è il bene della città. Il bene ultimo è il bene della città. Lei è la sindaca, io sono il presidente del municipio, invece loro poi quando stanno con l'acqua alla gola prendono e scrivono cose, assessori che scrivono ai direttori, cose che non si sono mai viste, diciamo, come se appunto i municipi di punto in bianco ridiventano degli uffici distaccati del Campidoglio. I municipi sono dei comuni e da quando esiste l'elezione diretta dei presidenti di municipio, tutto ciò è chiarissimo ai cittadini, chiarissimo a chi poi ti viene a chiedere e i presidenti si sentono la grandissima responsabilità. Bene, hai fatto benissimo a fare questo quadro complessivo e anche a rispondermi, direi, esaurientemente. Gabriele? No, ecco, a parte di là che... In qualche modo la mia prima domanda era proprio sul cosiddetto, tra virgolette, decentramento. No? Io volevo completarla, facendoci una domanda abbastanza precisa, anche se mi rendo conto è complicata. Siccome tu hai vissuto da presidente del primo municipio proprio le realtà, ti hai toccato con mano, cioè ti sei resa conto che gestire in particolare il centro storico, ma comunque qualsiasi tipo di motivo, è complicato se non si hanno poteri e risorse. Allora adesso io mi chiedo, andando ad una, diciamo, ad un decentramento, cioè il famoso comune urbano, come tu li chiamavi, che mi pare giusto, è stato fonte di grossi dibattiti all'interno di Visione Roma e credo che siamo quasi tutti d'accordo che si debba in qualche modo decentrare. Allora, secondo te, quali sono i poteri da dare ai comuni urbani e che tipo di risorse? Io personalmente penso che magari non tutti i comuni urbani abbiano le stesse esigenze e la necessità di stesse risorse. Tu sei in grado di, diciamo, di dirci cosa dovrebbe avere il comune, cosa dovrebbe assumere su se stesso il comune urbano, quali sono i suoi poteri e quali sono le risorse e se devono essere uguali per tutti, anche se io credo che questo non sia ovvio, ma comunque ecco, se ci puoi dare diciamo, una spiegazione, un tuo pensiero su questo argomento. Guardate, intanto parto da una frase che quando la dicevo circa 2 anni fa mi prendevano un po' tutti per matta, ora per fortuna l'hanno detta insieme a me anche persone molto più competenti di me e illustri di me e sta prendendo piede. Oggi Roma non ha un problema di risorse, oggi Roma ha un problema di incapacità di spendere le risorse. Ve lo dico con certezza perché una delle chiavi di volta del mio mandato e del mio municipio è stato quello di far fare le progettazioni su tutto quello di cui noi avevamo bisogno, perché in molti casi arrivavano soldi dalla regione o proprio regionale o dall'Europa, arrivavano soldi dal Campidoglio perché nessuno aveva progetti pronti da far finanziare. Questo è il grande tema anche del recovery di questi giorni. Noi abbiamo fatto, dopo veramente penso 12 anni che non si faceva, un piano, un concorso internazionale con un piano di recupero dell'ultimo borghetto abusivo in primo municipio, che è Borghetto Caselli. Lo prendo solo come esempio, poi se volete ne parliamo, ma che è quello che sta davanti al cimitero acattolico. Per farlo noi avremo bisogno complessivamente tra gli 8 e i 10 milioni,
più 8 che 10, noi abbiamo in bilancio già 6 milioni, perché il comune non aveva come spenderli e quindi ce l'ha, appena gliel'abbiamo richiesti, ce li ha dati. Noi abbiamo preso, sono arrivata in municipio che avevamo in bilancio 900.000 euro sull'edilizia scolastica, noi stiamo spendendo, e lascio il municipio che sta spendendo, 11 milioni di euro. Perché quando sono stati fatti i bandi anche dalla regione sull'edilizia scolastica, nessuno partecipava, nessuno, diciamo, nei municipi e il comune, perché non avevano i progetti. Questo lo dico perché il problema delle risorse era diventato un mantra di scusa. Non faranno le cose perché non ci sono i soldi. Dopodiché, per carità, sulla spesa corrente, se avessi un po' più di soldi, sicuramente riusciremmo a fare qualche marciapiede in più di quello che riusciamo a fare. Però togliamo dal campo il fatto che appunto le risorse non ci sono. Dopodiché è chiaro che i comuni urbani devono essere comuni come tutti i comuni italiani, fermo restando il discorso della... della ridistribuzione fiscale, no? Perché è ovvio che se no tu avresti un primo municipio comune ricchissimo e un sesto municipio senza fondi, quindi è chiaro che ci deve essere nelle entrate una ridistribuzione. Ridistribuzione che già oggi andrebbe rifatta, perché i soldi dal Campidoglio ci arrivano con dei dati storici vecchissimi, vecchissimi, e con una visione di un welfare assolutamente oramai datato, che non guarda alle nuove esigenze. Noi continuiamo dove possiamo a spostarli i soldi, quindi comuni, diciamo così, cioè comuni, sindaco, con tutte le capacità. Guardate che io ho fatto un convegno qualche anno fa con io ho un gemellaggio all'interno del grande gemellaggio di Roma Parigi, noi abbiamo un gemellaggio con il 13° arrondissement di Parigi, che è quello che c'ha Place d'Italie, e facciamo la settimana della cultura francese a Roma e la settimana della cultura italiana a Parigi in due momenti dell'anno, e da lì è nato anche un rapporto di scambio di buone pratiche, scambio di problemi, scambio di idee, governando parti di territorio di metropoli europee. E quindi abbiamo fatto questo confronto, io, lui e il mini sindaco di Berlino, del centro storico. E abbiamo trattato appunto il tema delle competenze. È interessante rileggerlo ancora oggi, perché per noi è fantascienza quello che loro possono fare. Cioè il mini sindaco del presidente del 13° arrondissement costruisce una scuola, lui chiaramente non è del centro, è semiperiferia, costruisce una scuola nuova, e dopodiché siede al tavolo l'azienda di servizi dei trasporti e ridisegna insieme all'azienda dei trasporti il percorso della linea che passa lì, perché ovviamente deve fare un percorso diverso, perché deve passare davanti alla scuola e deve fare delle frequenze diverse, perché deve offrire il servizio agli studenti che vanno a scuola. Io con ATAC non ci posso parlare. Io nel contratto di servizi con ATAC sono inesistente. Io devo chiedere per favore di spostare un cassonetto perché è nata una realtà che ha bisogno... Ecco, questo credo che la racconta lunga. Il presidente, il nuovo sindaco, ex presidente, deve poter interagire per la parte che riguarda i servizi con le aziende municipalizzate, che a quel punto saranno su scala metropolitana,
metropolitana, perché noi abbiamo i nostri i cittadini che vengono a lavorare nel centro storico, che abitano fuori Roma, non abitano dentro Roma, e quindi ci deve essere uno scambio. Allora il sindaco dell'area metropolitana deve disegnare la grande mobilità, le interconnessioni, la cura del ferro, la sostenibilità, e i sindaci dei singoli comuni devono assolutamente dare le direttive affinché all'interno del loro territorio, per i servizi che gli competono, prima fra tutti quelli dei residenti, guardate anche e soprattutto sul centro, perché il turismo fa parte già anche di un'altra scala, deve avere le competenze totali. Questo io mi immagino per gestire una metropoli come quella di Roma. Non so se ho saltato una domanda. Non hai saltato nulla. Mi colpisce molto che differenza c'è tra chi sta amministrando con tutti i problemi e le difficoltà, e che quindi ti fa vedere la concretezza dei discorsi politici. Mi sono molto piaciute le tue parole. Però adesso ti trascino invece su un discorso politico un po' generale. Ora, che è questo? Il problema grosso che ha Roma, per vincere queste benedette prossime elezioni, che sono importantissime per Roma, perché se non la risolleviamo questa città, veramente, dopo fra l'altro questo dramma del Covid, c'è l'esigenza di farla rinascere, farla crescere. E speriamo che ci sia veramente una svolta rispetto all'amministrazione che abbiamo avuto recentemente, e anche quella precedente, per la verità, parlo di Alemanno soprattutto. La parentesi di Marino è stata una parentesi pure breve. La domanda che ti faccio è questa: questo benedetto rapporto con il popolo dei 5 Stelle, con cui bisognerà, per avere poi una maggioranza dentro questo comune alle elezioni, bisognerà fare i conti. Come pensi, purtroppo, avendo fatto questa esperienza, e tu hai dato tanti esempi così negativi alle spalle, qual è la tua opinione per affrontare questo problema che avremo comunque davanti a noi? Cioè, sì, c'è un calo forte del loro consenso elettorale, ma credo che comunque nella città una percentuale significativa seguiterà, insomma, a ritrovarsi dentro i 5 Stelle. È una percentuale che rischia di far vincere il centrodestra se non faremo i conti con questa realtà. Qual è la tua opinione? Dunque, molti dei 5 Stelle stanno abbandonando la Raggi, perché comunque sono stati totalmente inascoltati. Cioè, io penso l'esperienza della Raggi è un'esperienza devastante, e è devastante non perché sono 5 Stelle, prima di tutto perché lei veramente non era preparata a svolgere questo ruolo. Il cambiamento di questo numero infinito di assessori, il cambiamento di questo numero infinito di dirigenti, ma anche di AD all'interno delle partecipate. Cioè, ho iniziato dicendo parte del merito della mia consigliatura sono gli 8 anni, cioè, ho parlato di tempo. Il tempo serve a tutti. È impensabile, cioè adesso questi ultimi cambiamenti, ma la Fruci, assessora alla cultura del Comune di Roma, nominata ora, in 6 mesi, ma che può fare? No, cioè, no, quindi sono 6 mesi buttati. No, qualcosa può fare. Scusami. Danni. No, può spiegare alla Raggi che l'affidato che ha messo su quel manifesto è di NIMS e non il Comune. Ecco questo, questo sarebbe... Io non lo so voi, ma insomma, lei ha un media social manager, la Raggi, che prende uno stipendio di tutto rispetto. Credo che se fossi stata io questa mattina, gli avrei fatto la lettera di licenziamento immediato. Ma siamo a dei livelli bassissimi. Allora, torno al discorso. Allora, molti la stanno abbandonando per una gestione totalmente fallimentare. E questo è già un segno. Cioè, vuol dire, molti l'hanno già abbandonata, vuol dire che c'è una classe politica anche all'interno del Movimento 5 Stelle, l'abbiamo visto in altre istituzioni, che comunque
può ovviamente ricoprire, gestire, fare politica anche a Roma. Guardate la Lozzi. La Lozzi è molto brava, una brava presidente di municipio, ha lasciato il Movimento 5 Stelle da tempo e ha provato a fare un percorso suo. Ora, non ha le idee chiare politiche, perché voglio dire, a un certo punto da che doveva essere una persona di sinistra si è messa con Paragone, poi l'ha lasciato, quindi lì c'è un'altra critica, diciamo una critica tutta politica. Io penso che noi al secondo turno, soprattutto rispetto a tutto l'alleanza che si sta costruendo a livello nazionale, non potremo che parlare assolutamente agli elettori del Movimento 5 Stelle. Non c'è un'altra, diciamo, ipotesi. È che loro non hanno la forza, perché sono molto deboli, di far fuori la Raggi, e invece è quello che dovevano assolutamente fare. E noi a questo punto abbiamo la responsabilità di arrivare quanto più uniti possibile alle candidature, per scongiurare assolutamente di non arrivare al ballottaggio. Io ritorno su aspetti, diciamo, Claudio è politico, io sono cittadino, quindi faccio, faccio domande ovviamente da cittadino. Tu vivendo il centro storico, quindi governandolo, hai affrontato sicuramente uno dei problemi grossi di Roma, cioè uno dei tanti problemi, il decoro della città. E credo che sul centro storico il decoro impatta, poi per decoro intendiamo anche non solo bancarelle, però anche la sporcizia, ma anche per esempio edifici abbandonati, edifici in disuso, oppure che stanno crollati, più presenti magari in periferia. Allora, ecco, questo proliferare anche appunto di negozi, di negozietti empori del Bangladesh, questi negozi cinesi, degli ultimi, perché la prima generazione cinese ormai è integrata, parlano romano i figli, quindi io ho spiegato come si fa la carbonara e loro mi hanno spiegato come si facevano i ravioli al vapore 25 anni fa. Quindi sono... Ecco, però tutto questo che sta avvenendo nel centro cittadino, questo cambiamento anche del commercio, io poi adesso lo vedo proprio giornalmente io abito a Piazza dei Venezia all'altezza di Ottaviano, quindi vedo i cambiamenti immediati, negozi che erano negozi diciamo abbastanza di quartiere spariti, e dentro ci sono e subentrano appunto tutte queste chincaglierie, oppure questo proliferare di negozietti, e poi c'è il grosso problema del decoro, la famosa lotta delle banche contro le bancarelle al Colosseo o vicino a Montanti. Ecco, secondo te cosa bisogna fare per smetterla con questo, per darle un decoro giusto alla capitale d'Italia, ma non solo, alla capitale mondiale, alla capitale che da un punto di vista artistico tutti ci invidiano. Cosa c'è da fare secondo te? Ma intanto mi permetto di dire una cosa, perché purtroppo ultimamente con la parola decoro noi abbiamo messo dentro troppa roba. E la cosa che mi fa più male quando arrivano delle mail e si parla di decoro e si parla di senza fissa dimora. Ora lì, prima del decoro, c'è un tema di umanità, c'è un tema di accoglienza, c'è un tema di una società che deve dare risposte agli ultimi. Ma guardate, noi abbiamo gli ultimi degli ultimi, che sono sicuramente i Rom, e lì bisognerebbe anche fare un ragionamento serio che oramai da tanto tempo non si è più fatto. Proprio da poco è uscito un libro di Stasolla che io invito tutti a leggere, soprattutto chi ha governato Roma, perché racconta gli ultimi 25 anni dei campi Rom e come anche in buona fede ci sono state fatte delle politiche che poi hanno portato invece politiche totalmente sbagliate, ma io lo consiglio perché è una chiave di lettura, cioè lui te lo fa vedere su quel sistema, ma secondo me, e ci arrivo, mi collego, è anche ti dà una griglia di lettura su anche molti altri aspetti della città. Il libro si chiama La razza zingara, non ho
non ho motivi per citarlo, se non quello che mi ha particolarmente colpito e quindi invito tutti a leggerlo. Quindi, se noi parliamo di decoro, sulla domanda che tu mi facevi la voglio dividere in tre. Il primo è quello che io dico decoro, cioè quello che tu, le erbacce che crescono sui marciapiedi, ok? Che cosa bisogna fare? Ahimè, qui entriamo nella tragedia di questa sindaca, perché c'è un grande filone che secondo lei è legalità, che in nome della legalità le ha fatto dei danni inenarrabili senza trovare il sistema. Allora, la prima legalità è: io metto in ordine i conti di Ama, fa ridere, ma soprattutto nel metto in ordine i conti di Ama sono andati a vedere, no? Dice: allora, questo è extra tari, quindi non può essere assolutamente pagato e va annullato. Benissimo, tra cui il diserbo. Ma se tu togli ad Ama il diserbo perché è extra tari, non è che le piante non crescono più. Tu devi trovare dei fondi e stabilire come si tolgono le erbacce. Ok? Poi se volete sapere come è andata a finire che noi, alcuni municipi, abbiamo fatto una... abbiamo preso dei fondi da una parte, li abbiamo spostati, abbiamo fatto dei piccoli appalti per non essere sommersi. A quel punto lei ha capito che forse si potevano dare degli appalti. Adesso, un mese fa, ci ha mandato dei soldi per dire: togliete le erbacce, no? Tanto perché scaricare una competenza nel momento in cui tu non sei in grado di gestirla. E allora guardate che, per esempio, a Prati la questione delle erbacce sui marciapiedi insieme agli alberi non potati o che mancano, e quindi ci sono queste tazze orribili vuote dove magari poi i cittadini fanno pure fare le deiezioni canine e poi c'è la plastica dentro, eccetera eccetera. Questo è decoro, e tutta la parte però verde e spazzatura, perché poi lì vicino c'è anche il cassonetto strapieno con la spazzatura per terra, no? Quell'immagine è veramente la mancanza di decoro. E lì devi far funzionare l'azienda di servizi, l'AMA, e devi porti il problema in maniera positiva del verde e delle alberature di questa città. Positiva, perché pure quella è una risorsa, quella vuol dire combattere l'inquinamento. Lo sappiamo benissimo quanto è importante il verde all'interno delle grandi metropoli. Però, come ultima conseguenza, c'è questo fatto della mancanza di decoro. Poi c'è il secondo problema. Il secondo problema è quello che non è decoro, che noi definiamo come decoro, che è commercio. Ma lì, ahimè, e lì lo ricollego anche al libro della razza zingara, ci sono delle normative fatte anche da noi nei momenti migliori, dove abbiamo pensato di fare delle tutele, ahimè sbagliate, che non hanno tutelato nessuno, ma che hanno invece permesso a chi voleva fare un po' il furbetto, dalla criminalità fino a appunto italiani che aprono nelle maglie delle tutele delle attività che poi fanno gestire ad altri, spesso immigrati, o anche reti di immigrazione che vediamo l'etnia del Bangladesh che ha scoperta la questione delle frutterie con grande legame tra tutta la distribuzione della frutta dell'agropontino, perché diciamole tutte le verità, non ne diciamo una parte, perché poi chi ci mette la faccia sono gli immigrati e chi fa gli affari e sono in molti. Allora, noi abbiamo messo delle tutele che erano dobbiamo tutelare i negozi di vicinato. Nel centro storico stanno scomparendo le frutterie, quindi se apri una frutteria non devi fare niente, la apri.
e quindi le hanno aperte. È sbagliata la tutela. Noi abbiamo un regolamento che Marta Leonori stava iniziando a cambiare quando ha fatto l'assessore con Marino e che poi lì è rimasto, che sono assolutamente con una visione di un altro mondo. Tutti i negozietti che aprono così sono questo. Noi dobbiamo cambiare il piano del commercio e dobbiamo rifare un piano del commercio come c'era prima. Se c'è una farmacia, non si apre un'altra farmacia nel giro di X, ci deve essere una panetteria, ci deve essere una frutteria, ci deve essere, cioè deve essere il pubblico, deve essere l'amministrazione, deve essere la politica a governare le aperture all'interno del centro storico. Una politica forte che sa che cosa vuole da quel centro storico. Perché oggi la pandemia ci ha messo assolutamente in luce una cosa che già stava succedendo, ossia, se ne parla da anni, lo spopolamento del centro storico. E il centro storico ha sofferto per il Covid n volte di più rispetto ai quartieri, proprio per la politica sbagliata di 10-15 anni, per cui il centro storico della città non vale solo per noi, ma questa non è una scusante, vale per Venezia, vale per Firenze, vale per tutte le città d'arte, ma noi siamo la capitale e il nostro centro storico è tutelato dall'UNESCO perché è un centro storico in cui ci sono gli abitanti. Tra poco l'UNESCO ci farà anche l'infrazione su questo perché non sarà più così. È stato totalmente a vocazione turistica, un centro storico monofunzionale, non funziona. E allora tu hai che durante la pandemia e ancora oggi il centro storico è vuoto perché anche le attività commerciali, anche quelle di vicinato che all'interno dei quartieri semicentrali e periferici hanno preso fiato anche con il lockdown, con le persone che sono più a casa eccetera, in centro storico sono chiusi perché non ci sono le persone che ci si possono risolvere. Però attenzione, noi abbiamo una grandissima opportunità, perché se noi parlavamo di questo 2 anni fa sembrava un processo irreversibile e che serviva non solo una politica forte ma delle competenze, perché Barcellona è una città-regione che si fa le leggi e se le applica, e qui ritorniamo alla governance. Roma ha bisogno di leggi proprie fatte, e in questo c'è la grande proposta che a me piacerebbe moltissimo, non la sostengo perché arriverà troppo tardi, che è la Roma Regione di Roberto Morassut, su cui siamo tutti d'accordo, però attenzione, lì c'è un cambiamento costituzionale, cioè a noi ci serve una legge che sia ordinaria perché ci serve ora. Noi andiamo per l'ennesima volta al voto con l'elezione indiretta del sindaco dell'area metropolitana e con i municipi che sono municipi, quindi per noi altri 5 anni abbiamo questa governance. Questa, allora, la sindaca di Barcellona può dire tutti i bed and breakfast possono stare solo esclusivamente al primo piano, tutti gli altri, fine. Noi oggi abbiamo il centro storico vuoto, abbiamo tantissimi cartelli perché la gente per di più, per molti erano anche delle attività primarie, e quindi sono senza reddito. Noi dovremmo fare una politica fortissima dove prendiamo degli sgravi fiscali. Ho detto una cosa su cui sono stata attaccata, ma io continuo a dirla: la cedolare secca in centro storico vale solo per gli affitti lunghi. Per gli affitti lunghi, tu devi fare una politica perché riporta la gente a vivere nel centro storico. E il pubblico prende delle case.
prende delle case, fa un patto con le giovani generazioni e gli dice: se vieni a vivere nel centro storico senza macchina, tu hai l'asilo nido gratuito, perché noi abbiamo più posti di asilo nido di quello che abbiamo i bambini. Noi ospitiamo bambini che non sono del centro storico, quindi noi potremmo garantire servizi. Sabrina, il centro storico c'ha tante scuole, c'è una valanga di scuole. C'è una valanga di scuole, a volte non fa il bene della città, perché quando un ragazzo di una qualunque zona della città per frequentare l'istituto superiore deve prendere 2 ore di autobus e venire al centro, andate a guardare i dati sull'abbandono scolastico, di chi sono, dove sono e come sono. Noi dobbiamo garantire a tutti di avere la scuola sotto casa, non perché non vogliamo mischiare i ragazzi del centro storico da quelli non del centro storico. È proprio sbagliata la visione, è che la città deve essere una città policentrica. Io devo garantire una piazza, una scuola, un ospedale, una casa della salute, una casa del municipio in tutti i quartieri di questa grande metropoli, perché se no io non la governo, io non do i servizi. Sabrina, penso che una delle prossime iniziative che noi prenderemo sarà quella sicuramente di aprire una discussione sul commercio a Roma, perché è vero quello che tu hai detto. Io penso che il passaggio tra la pianificazione commerciale alla liberalizzazione e poi l'anarchia, c'è da fare una riconsiderazione generale che riguarda in gran parte i centri storici, ma non solo i centri storici. La domanda che ti faccio è: non c'è un po'... non stiamo vivendo da troppo tempo l'assenza di un partito che parla dentro? Ripeto, non voglio metterla con la critica a chi lo sta attualmente, non è questo che ci interessa. Ma non è oggettivo che non abbiamo parlato molto alla città? Io, è vero, sono rimasto colpito dal fatto che quando sono andato a vedere chi sono i nostri consiglieri comunali, ho visto pure che c'è un numero esiguo. Cioè, uno non, delle volte non ci fa caso, ma con le ultime elezioni noi siamo pochissime persone. Cioè, la sinistra sono 4 gatti dentro il Consiglio, c'è pure una questione numerica che è veramente scarsa. Politica anche di buon livello, mi pare che abbiamo delle persone di ottimo anche livello, il capogruppo, eccetera. Però non avverti anche tu che questo partito non ha parlato con adeguata forza dentro la città? È perché non lo fanno parlare, perché non ci danno spazio? Oppure perché c'è proprio, diciamolo, un po' una necessità anche lì di rafforzare, di dare più voce, più forza? Non lo senti anche tu? Non ti sei sentita pure te un po' sola? Ma guarda, c'è una frase che io ho detto e che Walter Tocci ha ripreso varie volte citandomi in questi anni in città: ci sono state... togliete il primo aggettivo a me perché non parlavo di me, delle eccellenti solitudini. Noi ci siamo trovati a fare delle cose, alcune molto buone, alcune di elaborazione, eccetera, ma ognuno per sé, purtroppo, ognuno da solo. E quindi questo è evidente, che c'è la mancanza del partito, c'è la mancanza di un luogo collettivo di discussione, c'è la mancanza... io penso che il tema non siano i nostri consiglieri comunali, perché in questo, per di più, Claudio, penso che tu hai più esperienza di me. Un conto è l'opposizione d'aula, un conto è l'opposizione in città. Certo. E la cosa funziona quando l'opposizione d'aula e l'opposizione in città viaggiano viaggiano insieme e riescono ad amplificarsi una con l'altra, perché i problemi della città vengono portati in aula, i problemi dell'aula vengono portati all'interno della città. Tu sai benissimo che io sono sempre stata vicino all'ex segretario presidente Zingaretti e ho scommesso fortemente su Piazza Grande, perché secondo me era quel partito, quell'opportunità di riaprirsi alla città, di fare
un partito nuovo che fosse più presente, più radicato, che era presente come lo era all'epoca, nel senso che non è che noi dobbiamo essere presenti dentro una protesta o una rivendicazione, è che la rivendicazione e la protesta stavano dentro al Partito Democratico, no? Con un'autorappresentazione, perché se tu apri il partito immetti anche ovviamente queste cose. Lì non c'è, su Roma non c'è stato il coraggio di fare fino in fondo quello che avevamo e che Nicola aveva veramente pensato, e quindi c'è stata una mancanza. Ripeto, non è una critica all'attuale segretario Romano, no. Non è una critica, è una critica alla politica che non siamo riusciti a fare. E che anzi probabilmente deve essere incardinata da qualcun altro, perché tu sai meglio di me che se vuoi fare dei cambiamenti, no, poi c'è bisogno, cioè oggi Letta fa dei cambiamenti perché Nicola fa un atto così forte di ritirarsi, anche molto traumatico per come l'ha fatto, e Letta pone subito dei cambiamenti immediati per dare il segno del suo nuovo, ecco. C'era bisogno di questo. Noi abbiamo perso un po' l'opportunità di fare in questi 5 anni una opposizione in città, un sostegno ai presidenti che avevamo, alle presidenti, perché voglio anche qui ricordare che le uniche due che vincono sono due donne. Non è un caso, sì, sono pure le donne che stanno nel centro storico, va bene, ma forse se qualche donna fosse stata da qualche altra parte forse avremmo vinto qualche municipio in più. Sostenere i municipi che nel frattempo abbiamo riacquisito, io ero in segreteria romana con Marco Miccoli durante il mandato Alemanno. E lì noi facemmo un'opposizione, non è stato un caso che ahimè poi mandato a casa da noi avessimo vinto in 15 municipi su 15, non era mai successo. E quindi sì, la penso così, e penso che al più presto questo cambiamento del partito nazionale debba portare un cambiamento anche su Roma. Ovviamente non è questo il tempo. Questo è il tempo di stringerci tutti, di lavorare per la candidatura, per le candidature del sindaco, dei presidenti di municipio, di liste belle, sane, nuove, fresche, politiche, di liste civiche che siano civiche fino in fondo. Io ho incontrato due persone con un grandissimo curriculum, alla fine dell'incontro dice: io sarò candidato nella lista di Sala. E io ho pensato, ecco, noi ci servono figure così, ma a Roma ci sono. E quindi cominciamo a fare uno scouting di grandi figure civiche, anche per fare delle liste che siano veramente rappresentative della città. Il civismo tocca tutti i ceti sociali, cioè bisogna assolutamente non pensare ai civici con etichette di altri tempi. Ti ringrazio molto. Gabriele, chiudiamo. Chiudo velocemente con una domanda che un po' si intreccia un po' col malessere che c'è. Tu hai detto una cosa, dice, quando a un certo punto hai detto no, non dovete votare a me, dovete votare il PD. Però questa frase, non dovete votare a me, che cosa rappresenta? Rappresenta la sfiducia del cittadino nei confronti dei partiti e della politica. Cioè, allora, tu siccome hai affrontato questo argomento da governante del primo municipio, quindi hai cercato, no, di riavvicinare la politica e l'amministrazione ai cittadini, l'ha potuto fare in quanto governante, il PD e la politica, diciamo, di centrosinistra, progressista, lo dovrebbe cercare di fare non solo dove governa, e tu ci spiegherai come hai fatto, ma lo deve fare anche dove non governa. Parlano, per esempio, dei municipi e nei comuni in cui non governa, ma deve comunque cercare di riavvicinarsi essa stessa ai cittadini. Ecco, cosa deve fare? Cosa hai fatto te per riavvicinare i cittadini all'amministrazione della politica? E cosa dovrebbe fare dove non governiamo? Ma guarda, diciamo, ci vorrebbe un'altra puntata, te lo dico per titoli, nel senso che
Io penso che una città come Roma, ma comunque anche un territorio come il primo municipio, per governarla c'è bisogno di un governo condiviso con la cittadinanza. Noi abbiamo lavorato assolutamente sulle reti, sui beni comuni e sulla condivisione di governo con le reti dei cittadini. Dietro le mie spalle c'è un simbolo che è patto di comunità e è il massimo, diciamo, che abbiamo prodotto, è stato anche l'apice sia di questo periodo di Covid ma anche degli 8 anni, un patto sottoscritto da 120 realtà del primo municipio in cui con appunto questo atto firmato insieme al municipio mettono a disposizione il lavoro che loro già fanno, siano esse terzo settore, siano reti di commercianti, associazioni dei genitori, comitati spontanei per il verde, quello che loro hanno, vogliono fare, messo a rete, a sistema con tutti gli altri. Facciamo un esempio banale, un'associazione fa la spesa sospesa per le persone che non arrivavano e non arrivano alla fine del mese, il municipio fa un accordo con i supermercati e assegniamo un supermercato a ognuna di queste realtà. Queste realtà hanno bisogno però di fare le consegne, non hanno i mezzi o di andare a ritirare queste cose, e c'è non so, tutti i taxi per amore che hanno sottoscritto il patto e che si mettono a disposizione per consegnare i pacchi di queste associazioni e via dicendo, e in più si creano delle iniziative nuove. È il motivo per cui io mi sono potuta permettere di prendere tantissimi giardini, aree verdi del municipio. Noi ce le siamo fatte dare estremizzando il decentramento, perché erano totalmente abbandonate, e noi oggi le gestiamo in maniera condivisa con i comitati, nel senso che il municipio comunque fa la manutenzione ordinaria, c'è un appalto di sfalcio, di pulizia eccetera, ma il comitato ci mette quell'in più, quel controllo, organizzazione di attività, li fa vivere questi luoghi, perché i luoghi, tu anche se le recuperi ma poi non trovano una funzione all'interno della città, ritornano nel degrado. Ecco, io penso che questo modo di governare è il modo di governare. Io lo sto anche elaborando in un manifesto, c'è anche in alcune mie interviste, e penso che sia il contributo che porto anche su Roma. E penso che anche dall'opposizione si possa fare questo, cioè noi dobbiamo intercettare, c'è molta più partecipazione attiva di quello che uno si può immaginare in tutti i territori. L'Italia e Roma aveva prima un volontariato che era un volontariato assistenziale, perché noi veniamo da una cultura cattolica, non devo fare il racconto, però quando si parlava di volontariato, quando io ero giovane, si pensava a chi andava a dare da mangiare negli ospedali, oppure no, tutto quel volontariato, e avevamo meno quel civismo che aveva il Nord Europa, no? Infatti da noi i verdi non hanno mai, no? Poi potremmo fare grandi analisi politiche. Oggi c'è un volontariato invece civico, attivo sul territorio, per il territorio, per la cura del bene comune. Ecco, noi dobbiamo lavorare su questo. E quindi anche il partito, quando dico, ho detto rispondendo prima a Claudio, laddove non governa ma mettersi in relazione con la città già organizzata a prescindere da noi, sicuramente riuscirebbe a ricreare il consenso. Bisogna riavvicinare, io quello che ho cercato di fare a partire dal consiglio dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, a partire dagli spazi che noi abbiamo dato agli studenti medi, io all'apertura dei centri giovani autogestiti, sono bellissimi, vi invito ad andare a vederli. Quello che noi abbiamo fatto è quello di
riavvicinare i cittadini all'amministrazione e quindi alla politica. Io dico sempre, io sono una politica, quella politica con la P maiuscola, non mi vergogno, non mi sono mai voluta nascondere dietro al civismo, perché penso che la cosa più bella che c'è è la politica e che la politica si occupa di noi e quindi tutti si devono occupare di politica. Dobbiamo assolutamente ripassare questo messaggio. Fabiana, ti ringraziamo tantissimo, perché per me, penso anche per Gabriele, è stato uno dei colloqui più interessanti, più concreti. Veramente penso che quando adesso faremo l'editing sarà molto visto questo intervento. Ti ringraziamo tantissimo e ti salutiamo. Grazie. Grazie. Allora, grazie a voi e alla prossima.